Buongiorno amici e bentrovati. Oggi ci occupiamo di Polestar 2, berlina premium di 4,60 m di lunghezza per 1,86 m di larghezza per circa 1,47 m di altezza. Powertrain in questa versione, che è la performance, da 350 kW di potenza, e batteria, lo vedete, da 78 kWh, in realtà 75 kWh netti utilizzabili. Una delle cose, inspiegabilmente, ma forse nemmeno così tanto, che vi siete chiesti di più è: ma quanto consumerà? Allora, dico inspiegabilmente perché ci troviamo di fronte ad un'auto premium davvero molto molto performante. Vi dico solo, prima di partire in questa prova in cui andremo ad analizzare i consumi autostradali a velocità diverse, mi trovo nei pressi del casello di Rovereto Sud. Andremo a effettuare la tratta Rovereto Sud Trento Nord, che è sostanzialmente pianeggiante, alla temperatura diciamo odierna di circa 4-5 gradi centigradi, per vedere quali sono i consumi a velocità costanti diverse di 90-120 km orari. Ma prima di partire vi mostro brevemente l'auto. Particolarità di quest'auto è sostanzialmente un pacco batteria che sfrutta non solo la parte del pianale, come normalmente avviene in questo tipo di auto, ma anche, lo vedete, il tunnel centrale. Quindi anche nella parte del tunnel centrale abbiamo i moduli batteria. Questo permette di raggiungere, anche in un'auto la cui piattaforma non è specificatamente pensata in origine per l'elettrico, la capacità complessiva appunto di 78 kWh. Ovviamente abbiamo un piccolo compromesso in termini di spaziosità di bordo, nel senso che, nonostante Polestar abbia ricavato ovviamente un po' in stile Taycan una zona per i piedi dei passeggeri dei sedili posteriori, comunque l'abitabilità sarebbe stata maggiore se il progetto fosse diciamo partito elettrico. Lo vedete, tetto totalmente in vetro, che dà molta luminosità all'ambiente. Gli interni ovviamente sono quelli di un'auto premium, in questo caso sono stati utilizzati materiali totalmente riciclabili. È disponibile come optional comunque la tappezzeria in pelle. Andiamo a vedere il bagagliaio. Ampio e sufficientemente regolare, ha anche un pozzetto sfruttabile per caricare altri oggetti. È disponibile anche un frunk anteriore, ovviamente. Andiamo a sbloccarlo e guardarlo insieme. In questa versione, che è la Performance, Polestar 2 monta cerchi da 20 pollici, pneumatici 245/40 R20, in questo caso invernali, dei Michelin X-Ice Snow. Faccio una premessa prima di partire con i test. Questi test non hanno assolutamente carattere scientifico, non possono averlo perché le condizioni ovviamente non sono tutte sotto controllo. Date il giusto peso ai dati che andremo a rilevare, mi raccomando. Siamo in autostrada, mi porto alla velocità di 90 km orari, 25 km a destinazione, imposto il cruise control adattivo, ma cercherò di non far funzionare la modalità adattiva e procedere costantemente a 90 km orari. Vado ad azzerare il contatore dei chilometri e dei consumi. L'autostrada è fortunatamente piuttosto sgombra, quindi confido che non sarà difficile mantenere questa velocità costante per questi 25 km. Siamo a 500 metri dal casello di Trento Sud. 19,3 kWh per 100 km della nostra media su questo consumo. Vedete, velocità costante di 90 km orari, velocità costante lo dico io, qui viene indicata ovviamente la velocità media, vedete siamo al casello, qui viene indicata la velocità media su una durata di 15 minuti, vi rimostro nuovamente la statistica, il consumo è stato di 18,8 kWh.
Ora rientriamo nuovamente in autostrada, vado ad azzerare il contatore, mi riporto alla velocità di 90 km/h, ripercorriamo la stessa tratta a ritroso in modo da appiattire anche qualche leggera differenza altimetrica che ci possa essere stata, ma lo ripeto, prendete questi dati per quello che valgono, e cioè un'indicazione di massima su quelli che sono i consumi possibili a bordo di questa Polestar 2. Siamo di nuovo a velocità di crociera di 90 km/h, vado ad azzerare il contatore e si riparte. 5 gradi la temperatura esterna, sempre 20 gradi quella impostata sul climatizzatore. Volete un anticipo? No, aspettate. Ok, siamo quasi di nuovo al casello di Rovereto Sud, 22,2 in questo momento i chilometri percorsi, 16,6 kWh per 100 km il nostro consumo. Vedete che la velocità di 90 km/h, anche in questo caso ho mantenuto la velocità costante di 90 km/h su tutto il percorso. E siamo al casello di Rovereto Sud. E nuovamente buongiorno amici, mi perdonerete ma un imprevisto mi ha fatto interrompere temporaneamente il nostro test di rilevazione consumi su questa tratta Rovereto Sud, Trento Sud, che riprenderò a brevissimo per voi, per me fra un paio di giorni, ma oggi siccome mi sposto nuovamente da Riva del Garda a Bolzano prima e poi da Bolzano fino a Bressanone e ovviamente ritorno, quindi poi domani mattina Bressanone, Bolzano e poi la sera Bolzano, Riva del Garda, vorrei andare a rilevare i consumi anche su questa tratta, tratta che percorrerò senza nessun riguardo per i consumi, quindi alla massima velocità consentita dal codice della strada, cercherò di tenermi anche un pochino sopra la, diciamo, l'indicazione a tachimetro dei 130 km/h, ovviamente sempre entro i 130 km/h reali di velocità, cercando di mantenere la velocità quanto più possibile costante e vicina a questo valore. Eccoci quindi appena entrati in autostrada del Brennero, riporto alla velocità indicata dall'auto di 140 km/h e cerchiamo di tenerla fino a Bolzano. Okay, velocità di crociera raggiunta, contatore azzerato e ahimè ovviamente non riusciamo, essendo questo un giorno lavorativo, a tenere esattamente i 140 km/h costanti, ma è comunque quello che cercheremo di fare. Peraltro, tornando sul tema della velocità media, io non so dove guidiate voi, ma in autostrada del Brennero è sufficiente che una Clio decida di superare tutti i camion a 110 km/h e voi per 20 minuti viaggiate a 120 km/h. Autostrada forse finalmente un po' più sgombra, abbiamo riguadagnato la nostra velocità di 140 km/h ad indicatore dell'auto e la media così torna a salire leggermente. Vedremo a quanto completeremo questo viaggio. Eccoci quasi al casello di Bolzano Sud, vi do subito i dati di questo viaggio. 77,4 km percorsi in questa tratta autostradale da Rovereto Sud a Bolzano Sud, 27 kWh per 100 km è stata la nostra media, tempo di percorrenza 37 minuti, velocità media 127 km/h. Altra cosa importante di cui tenere conto, la velocità media, come ripetuto più volte nel corso di questo video, lo avete visto, nonostante io abbia impostato come velocità sul cruise control adattivo i 140 km/h, in realtà la mia media è stata di 128 km/h, questo è stato dovuto al traffico. Vi invito nuovamente ad andare a rilevare le vostre velocità medie, vi accorgerete che sono sempre più basse di quello che pensate. Ecco, l'altra cosa importante è, non è la stessa cosa viaggiare a 128 in questo caso km/h costanti per 80 km e viaggiare invece a 140 rallentando e poi riaccelerando per recuperare la velocità. Ovviamente nel secondo caso, che è il nostro, si va a consumare inevitabilmente di più.
sono le 4:30 del pomeriggio, riparto da Bolzano alla volta di Bressanone, vi mostro quello che non vi ho mostrato prima, cioè stamattina, e che è il consumo che abbiamo avuto questa mattina appunto negli 83 km che separano casa mia, Riva del Garda, da Bolzano. Mentre andiamo a prendere l'autostrada vi racconto un pochino anche quest'auto, della quale al di là dell'aspetto consumi vi ho parlato poco. Perché ci siamo concentrati sui consumi? Perché ci siamo concentrati sulle tratte autostradali? Beh, perché questo è un vero e proprio animale da autostrada, a mio avviso. È un'auto certamente prestazionale, è un'auto che dà molta soddisfazione, è un'auto molto confortevole, è un'auto che non vedo a disagio, ecco, non l'abbiamo ancora provata nella fase di ricarica fast, sappiamo che regge fino a 150 kW di potenza, che è sicuramente un valore elevato, non è certamente il picco che viene indicato dalla maggior parte dei costruttori, ormai siamo arrivati a livelli, abbiamo visto con Kia EV6, a livelli molto superiori a questo, con appunto picchi di 240 kW di potenza. Ovviamente sappiamo che il valore di picco di energia assorbita è solo uno dei valori, e ciò che conta è anche come è fatta la curva di ricarica, quindi paradossalmente potremmo avere un'auto che magari supporta ricarica a potenze, a picchi di potenze molto elevati, ma in realtà se poi questa potenza la può sopportare per poco tempo, ovviamente serve a poco, e magari la performance in termini di velocità di ricarica può essere superiore invece in un'auto che apparentemente regge una potenza inferiore, ma magari lo fa più a lungo. Questo lo scopriremo nei prossimi giorni quando andremo a fare una prova di ricarica ultra fast. Vi dico qualcosa ancora invece sul powertrain di quest'auto, che è ovviamente esplosivo, cioè si parla di un powertrain, abbiamo visto, della potenza di 350 kW pari a 473 cavalli. Si parla spessissimo dello 0-100, no? Come se tutti quanti fossimo sempre in strada, al semaforo, giù tutto, accelerate, in questo caso si parla di poco più di 4 secondi per accelerare da 0 a 100. Non è solo questo, dal mio punto di vista la prestazione su strade aperte al pubblico deve essere finalizzata alla sicurezza. Ad esempio, in questo momento io sono uscito chiaramente alla sicurezza o all'agilità, pur nel rispetto del codice della strada. In questo momento sono uscito dal casello, mi sono immesso sulla rampa di accesso all'autostrada A22 in direzione nord, l'ho potuto fare con molta molta scioltezza, forte, nonostante le condizioni precarie di aderenza in questo momento, perché c'è quella pioggerellina che va un pochino a limitare la capacità di scaricare i cavalli al suolo, ma in realtà grazie anche alla trazione integrale permanente a bordo di questa Polestar 2, assolutamente nessun tipo di problema. A ogni desiderio di dinamica corrisponde poi un effetto sull'auto, e questo è molto molto positivo in termini di sicurezza. Altra cosa estremamente interessante, la reattività, la prontezza dell'auto in qualsiasi condizione. Siamo in questo momento ad 80 km orari, ma basta premere l'acceleratore per passare, siamo già a 120 km orari, e questo è davvero straordinario. Un sorpasso in sicurezza è sempre sempre possibile, indipendentemente dalla velocità alla quale ci troviamo in ogni momento. Amici, sempre sulla velocità media, allora sulla sinistra dello schermo vedete la media da questa mattina fino a questo momento. In pausa pranzo ho utilizzato l'auto per andare a mangiare, percorrendo una manciata di chilometri, credo non più di 4 chilometri. Dall'autostrada, perdonatemi, vi rimostro il display, dall'autostrada fino al punto diciamo dove ho parcheggiato l'auto, dove lavoro, meno di 2 km, quindi sostanzialmente possiamo dire che tutti i chilometri, quasi tutti i chilometri, o comunque la stragrande maggioranza di chilometri percorsi e che diciamo appaiono in questa statistica, sono stati percorsi in autostrada. Se vi ricordate, nel primo tratto, quello da Rovereto Sud fino a Bolzano Sud, abbiamo avuto una media di 128 km orari, media altissima, lo ricordo, e guardate quanto rapidamente e drasticamente è calata
la media. Questo ancora una volta per ribadire che basta veramente pochissimo a farvi crollare le medie di velocità. Quindi, ecco, non ditemi che sono andato 86 km orari in autostrada e che voi andate più veloci, perché vi vengo a cercare, ok? Eccomi giunto a destinazione a Bressanone, per la verità in realtà Novacella. 131,7 km percorsi fino a questo momento, 26,6 kWh per 100 km la media su 1 ora e 50. Vedete che la nostra velocità media è scesa a 74 km orari. Buongiorno amici, 7:22 del mattino, 0 gradi la temperatura in questo momento, come potete vedere, e andiamo a tornare verso Bolzano da Bressanone. Questa è la statistica relativa alla giornata di ieri, quindi lo ricordo, Riva del Garda, Bolzano, Bolzano, Bressanone. Ora andremo a vedere come si modifica questo dato, chiaramente scendendo, considerate che il dislivello è importante da Bressanone fino a Bolzano e poi ancora da Bolzano fino a Riva del Garda. E dicevo, 0 gradi, mi sono fermato un momento per farvi vedere questa cosa, sono all'uscita, diciamo, dalla frazione di Novacella, 0 gradi la temperatura e un assorbimento che in questo momento è di 23, vedete che è subito in discesa, 21, 20 kW di potenza per riscaldare la batteria e l'abitacolo. Vedete quanto rapidamente in realtà sta scendendo, questa dimostrazione che è vero che queste auto elettriche hanno degli assorbimenti di picco importanti per riscaldare soprattutto il pacco batteria, ma durano pochi minuti. Andiamo a vedere, siamo partiti da pochi minuti. Ah, chiaramente qui no. Ah sì, eccolo qua. Lo vediamo, siamo partiti da 7 minuti, abbiamo percorso 1,4 km, dopodiché mi sono fermato proprio per fare questa registrazione. Arrivato a Bolzano, 180 km percorsi fino a questo momento, 23,8 kWh per 100 km la media, mentre su questa tratta di 48,4 km il nostro consumo è stato di 15,8 kWh per 100 km su diciamo una media di velocità di 57 km orari. Sono le 19:22, quindi le 7:22 di sera, ripartiamo da Bolzano la volta di Riva del Garda. Autostrada completamente sgombra questa sera, 140 km orari impostati sul cruise control ad attivo, 33 km percorsi fino a questo momento, la media è un po' altina, 28,4 kWh per 100 km, vediamo come si concluderà questo viaggio. Sono quasi al casello di Rovereto Sud, sto praticamente uscendo e questi sono i dati relativi al nostro viaggio. Quindi diciamo da Bolzano Sud a Rovereto Sud, vedete, velocità media 120 km orari, velocità che avevo impostato sul cruise control ad attivo 140 km orari, la nostra media è stata di 27,7 kWh per 100 km, ma la nostra media sull'intero percorso, 263 i km percorsi, tutta autostrada, vedete che la media è stata di 75 km orari, in 3 ore e 38 minuti complessivi, 25,1 kWh per 100 km. Ma io, cari amici, non ho dimenticato una cosa, vi avevo promesso un test a velocità costante di 120 km orari, lo facciamo subito, Rovereto Sud, Trento Sud e ritorno, e poi finalmente si va a casa. Autostrada totalmente sgombra, ci portiamo a 120 km orari. Vado ad azzerare il contatore dei consumi e percorreremo questi 25 km andata e ritorno. E al di là del fatto che è sera, a differenza che nel test dei 90 km orari, la temperatura è di 5 gradi anche in questo caso, quindi siamo sostanzialmente nelle stesse condizioni del test precedente. Ecco la statistica della nostra prima tratta, siamo praticamente al casello di Trento Sud, vedete 25 kWh per 100 km la nostra media. Il tempo di uscire, rientrare in autostrada e terminiamo il nostro test. Eccomi di nuovo in autostrada, mi riporto a 120 km orari e vado a resettare
i contatori. Eccoci nuovamente quasi arrivati al casello di Rovereto Sud. La nostra media su questa tratta è stata di 23,5. Ecco, andiamo a rallentare, vedete la velocità media costante, tenuta costante, di 120 km fino a questo momento. E facendo un rapido calcolo, la nostra media di consumo su questa tratta, su questi 50 km percorsi alla media di circa 120 km orari, in realtà non circa, ma sono stato molto preciso nel mantenerli, quindi 120 km orari di velocità media, è stata di 24,3 kWh per 100 km, una media non particolarmente bassa. Però ecco, una considerazione finale: anche se ci siamo concentrati, diciamo, molto sul consumo di quest'auto, perché questo è quello che voi follower e lettori ci avete chiesto, il mio invito è a considerare l'auto sempre nel complesso. Non sono spesso quelle differenze in termini di consumo che la possono rendere più o meno appetibile, ma dobbiamo fare molta attenzione a che l'auto sia poi qualcosa con cui viviamo bene nel nostro tipo di utilizzo. Questa è un'auto molto prestazionale, è un'auto estremamente confortevole, è un'auto che ha diciamo tra le sue peculiarità quella anche di un'altissima qualità di vita a bordo, un'altissima qualità percepita dei materiali. E quindi ecco, il mio invito è: andate a provarla. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, aiutatemi a farne molti molti altri come questo. Per quanto riguarda la prova di ricarica, che in questo caso non abbiamo ancora fatto, vi invito a restare sintonizzati, perché nei prossimi giorni pubblicherò la prova di ricarica fast a bordo di questa Polestar 2. A presto!